Durante la Guerra Fredda l'Armata Rossa aveva mandato quasi 1 milione di soldati in Ucraina per la sua importanza strategica. Il giorno dopo la caduta del muro le buste paga smisero di arrivare. I suoi documenti? Non c'è niente di meglio per un trafficante di armi della combinazione militari scontenti e arsenali pieni. Benvenuto a Odessa. Speravo che il generale Dmitry Volkov aprisse le porte dei magazzini delle armi in molte basi militari. Tanto per cominciare, lui era di famiglia. Era un eroe pluridecorato dell'Armata Rossa ed era quasi sempre ubriaco. Non posso venderti cose di proprietà del governo, Yuri. Devo fare rapporto. Rapporto a chi? A Mosca? Dalla settimana scorsa, Mosca è in un paese straniero. Nuova bandiera, nuovo capo. Non c'è ancora un nuovo capo. Sono tutti troppo impegnati ad accapigliarsi su chi avrà la residenza estiva presidenziale sul Mar Nero. È bellissimo. A quelli che sanno non importa più e quelli a cui interessa non sanno. Fammi vedere il tuo inventario. Quanti Kalashnikov ci sono? 40.000. Quello è un 4? A me non sembra un 4, sembra più un 1. No, è un 4. È qualunque cosa noi diciamo che sia, perché nessun altro saprà la verità. 10.000 Kalashnikov per un battaglione. Le tue scorte stanno vertiginosamente esaurendosi. Dovresti ordinarne di più dalla fabbrica. Se qualcuno volesse controllare, che cosa succederà allora? Gliene daremo una fetta. La fine della Guerra Fredda fu l'inizio del periodo più caldo nel traffico delle armi. Il mercato era aperto. Missili guidati, missili non guidati, mortai, mine, blindati, intere divisioni di carri armati. Ti dirò quello che farò. Comprane 6 e uno è gratis. Avevo la sensazione che non fosse esattamente quello che il compagno Lenin aveva in mente quando sosteneva l'uguaglianza economica. Ma io non ero il solo ad offrire un corso intensivo di capitalismo. Mio zio aveva rifiutato una dozzina di trafficanti rivali, a volte con offerte migliori delle mie. Ma per Dmitry la fedeltà non aveva prezzo.